Siamo in un agrumeto biologico in cui sembra che ci sia una grande confusione fra pianta adulta e pianta al suolo, pianta spontanea, pianta erbacea. In realtà non è così. Questa è una ricchezza del suolo, perché questo mantiene, preserva, evita l'erosione, crea biodiversità, crea presenza di insetti utili, crea arricchimento del suolo attraverso altra sostanza organica. In questo video Francesco Ancona vi parlerà di come gestisce l'agroecosistema, e cioè la combinazione fra suolo, piante e ambiente attraverso la semina oppure il recupero di sostanze spontanee, di piante, di essenze spontanee nel suo agrumeto biologico. Il primo elemento è valutare appunto la biodiversità. L'agrumeto è un sistema specializzato. Com'è possibile incrementare la biodiversità? Uno degli esempi appunto è mantenere le nicchie ecologiche presenti all'interno delle aziende, dove si intende per nicchie ecologiche piante selvatiche presenti all'interno dell'azienda, bacini di acqua presenti all'interno dell'azienda, inerbimenti temporanei o permanenti che possono essere mantenuti e sviluppati all'interno dell'azienda. Tutto questo incrementa la biodiversità all'interno dell'azienda e quindi rendere l'azienda, diciamo, più resiliente, più resistente. L'altro elemento è la gestione del suolo. Il focus importante è come facciamo a incrementare la fertilità organica del suolo e gradualmente nel tempo diminuire gli input che arrivano dall'esterno e incrementare, valorizzare le biomasse che sono presenti all'interno dell'azienda. In questo momento, per esempio, siamo in pieno inverno e si sviluppa nel campo una quantità di biomassa spontanea legata alla flora spontanea di multiflora, cioè di diverse specie. Abbiamo presenza di crucifere, abbiamo presenza di leguminose, abbiamo presenza di graminacee come l'avena, cioè abbiamo presenza di molte specie, le quali hanno la funzione, oltre di mantenere la superficie del suolo coperto nel periodo invernale e quindi impedire la dissipazione del suolo, anche quello poi nella fase diciamo di ripresa vegetativa, di rimettere in circolo le sostanze che hanno assimilato durante il periodo invernale, rimetterle nel ciclo degli elementi del suolo. Questo fa sì che nel tempo, negli anni, abbiamo un incremento della percentuale di sostanza organica. In conclusione possiamo dire che l'agricoltura biologica, i metodi di agricoltura biologica non possono essere applicati come metodi sostitutivi di alcuni mezzi tecnici dell'agricoltura convenzionale, perché questo porta al fallimento. È un approccio agroecologico complessivo, è una strategia complessiva che va pianificata e strutturata. Per cui occorre una adeguata informazione iniziale da parte dell'agricoltore, e diciamo che l'agroecosistema agrumicolo è uno degli agroecosistemi frutticoli che meglio si adatta alla coltivazione biologica.